Quante volte vi è capitato di fare questo gesto? Beh, le immagini della nostra vita sono spesso racchiuse proprio dentro il rullino di una macchina fotografica, un compleanno, una nascita, una festa, una prima comunione, eccetera. Oggi, tutto lo sappiamo, è diventato molto più facile grazie a queste macchine digitali, perché si può vedere subito il risultato, si può cancellare, riversare su dischetto, eccetera. Ma quanto potranno durare queste fotografie? Per quanto tempo si potranno conservare e rivedere? Questa tecnologia, che è così sofisticata, in realtà sembra più concepita per soddisfare il presente che per pensare al futuro. Infatti, se si va a guardare dentro il sistema digitale, ci si accorge che esiste questa contraddizione, cioè una macchina fatta per fissare i ricordi nel tempo rischia di perdere a un certo punto la memoria. Come mai? Ce lo spiega in questo servizio Giovanni Carrada in collaborazione con Vanessa Strizzi. A chi non è capitato di ritrovare le foto di quando era bambino conservate magari in una vecchia scatola di scarpe? Quelle prime fotografie a colori erano l'alta tecnologia dell'epoca. Forse si sono un po' sbiadite, ma hanno resistito agli anni, alla polvere, ai traslochi. Oggi l'alta tecnologia è digitale. La pellicola sta sparendo rapidamente, sostituita da immagini codificate da una macchina sotto forma di tanti zeri e uno, i famosi bit. Immagini belle, pratiche, economiche. A casa le scarichiamo sul computer e le lasciamo lì o ne facciamo una copia su disco. Il più delle volte le nostre fotografie digitali le conserviamo così e ci sembra di aver fatto già tanto. Probabilmente ce ne dimenticheremo per chissà quanto tempo, come i nostri genitori dimenticarono le loro. Ma i nostri figli, quando un giorno ritroveranno queste scatole di scarpe moderne, riusciranno a rivedere le loro foto. Se guardiamo al passato, scopriamo che più diventano sofisticate e pratiche da usare, più le tecnologie diventano difficili da conservare. Le tavolette sumere e i papiri egizi, ad esempio, hanno resistito millenni. Le miniature sulle pergamene medievali e i quadri a olio, secoli. Le fotografie in bianco e nero si conservano anche per molti decenni. Quelle a colori sbiadiscono già dopo 30-40 anni. E le videocassette si rovinano molto prima della pellicola cinematografica, che dura una ventina d'anni. Il bello dei ricordi digitali è che non sbiadiscono e non invecchiano, ma rimangono esattamente identici al giorno in cui sono stati registrati, come una lunghissima fila di bit. E in questa forma possono essere duplicati, scambiati o messi su internet, facilmente e quasi gratis. Ma un prezzo in realtà c'è. Le vecchie fotografie si rovinano, ma restano leggibili molto a lungo. La tecnologia digitale, invece, o funziona perfettamente o non funziona affatto. Più la tecnologia digitale è sofisticata e potente, anzi, più piccolo è il margine di errore tollerato. Per perdere una fotografia nel formato compresso, quello nel quale viene fornita dalle fotocamere non professionali, basta perderne poche migliaia di bit. E poiché i bit non si vedono a occhio nudo, fino a quel momento non ci rendiamo conto del problema. Siamo nel laboratorio del Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato, fra i più avanzati in Italia nel campo della conservazione dei documenti digitali. Qui si trova una delle due sole apparecchiature in Europa in grado di controllare lo stato di conservazione di CD e DVD, i supporti per la conservazione più comuni. Vediamo questo disco masterizzato 5 anni fa. Lo stato di registrazione è molto rovinato, nelle parti in rosso i dati sono ormai perduti. Nelle condizioni d'uso normali, i dischi più diffusi sono rovinati, spesso irreparabilmente, già dopo 5-10 anni, a volte anche meno. In teoria dovrebbero durarne anche 20 o 30, se conservati al fresco, al buio, in un'atmosfera pulita e al riparo dai graffi. In pratica dovremmo tenerli nella cantinetta frigo, insieme al barolo delle annate migliori. Ma che cosa ci faremo fra alcuni anni con questi dischi? Ogni supporto digitale ha bisogno di un lettore. Nell'industria informatica i modelli cambiano ogni pochi mesi. In media ogni 5 anni i vecchi supporti non vengono più letti dai nuovi computer
E presto non si trovano più lettori né pezzi di ricambio per quelli vecchi, né tecnici in grado di ripararli. Il disco rigido dura anche 10 anni e quando si cambia il computer si possono trasferire i dati, ma i dischi rigidi si possono rompere. Per questo si copiano i dati su disco, ma siamo tornati al punto di partenza. Così sono nate le prime cassette di sicurezza digitali, per così dire, grandi computer con sistemi di protezione professionali che garantiscono la conservazione nel tempo dei nostri bit. I documenti digitali possono essere depositati e prelevati via internet. Problema risolto? Ancora no. Senza un software capace di ritrasformarli in immagini, in mano abbiamo solo delle lunghe file di bit. Ma anche le nuove versioni dei programmi si susseguono quasi mensilmente e possono bastare pochi anni perché le vecchie versioni siano fuori gioco. In questo caso i contenuti con esse creati non vengono più riconosciuti. Le prime videocamere, ad esempio, usavano un programma di registrazione che le ultime in commercio non riconoscono più. Dallo scaffale delle novità all'archeologia informatica, insomma, il passo è breve. Tutto è accaduto così in fretta nel mondo digitale che solo ora ci rendiamo conto del rischio di perdere la nostra memoria. Non solo fotografie, ma anche filmati, lettere, musica, agende. Il problema non riguarda solo la memoria familiare. Oggi, con le tecnologie digitali, si gestisce ogni tipo di documenti, conti bancari, anagrafe, archivi aziendali, certificati catastali, pratiche pensionistiche, cartelle cliniche, documenti scolastici e universitari. Qui si studiano ad esempio gli standard di conservazione per la pubblica amministrazione, che in questi anni sta diventando completamente informatizzata. La soluzione più pratica non è ovviamente conservare macchine e programmi del passato, ma la cosiddetta migrazione dei contenuti digitali da una macchina all'altra, da un programma all'altro, perché siano sempre recuperabili. Tutto questo richiede però attenzione, tempo, soldi, competenze. Un'azienda, una grande organizzazione, lo Stato lo possono fare, ma una famiglia? In attesa che qualcuno offra questo servizio anche per le foto dei nostri figli, è meglio fare come il governo degli Stati Uniti, che dal 1989 stampa i suoi documenti più importanti su carta permanente, fatta per durare 1000 anni. Sempre che te prego. È meglio farle stampare professionalmente le nostre foto digitali, almeno le più belle. Poi possiamo pure dimenticarle in una scatola di scarpe. Chissà, chissà, chissà.